Per noi di Vision Ottica il tuo benessere visivo è super importante. Per questo, uniti dall'insegna, ti offriamo un super buono da 100 euro sull'acquisto dei tuoi nuovi occhiali. Vieni da Vision Ottica. Buongiorno, buongiorno Soverativo.com, buongiorno 14 settembre, Soverato Superiore. Di nuovo da Soverato 14 Superiore. Settembre avevamo promesso, doppio appuntamento, quest'oggi siamo qui dove questo sarà il set di Soverato 1521, il dolore e la fede. E abbiamo con noi Ulrico Nisticolo, salutiamo, e Pepe Chiara Pasotti, presidente della Prologo, sta arrivando anche Tonino Pizzelli, ma noi intanto diamo una lettura dei giornali e poi andiamo a parlare molto veloce, molto veloce, partiamo subito da Calabria Ora, uno stanzino per vaccinare i bimbi, la protesta dei genitori, ma De Vito dell'ASP rassicura, sede temporanea. L'attuale ubicazione è in uso da circa un anno. Al comune di Soverato, uno stanzino del comune. Giorgio Paparo sfida la crisi, si scommette sul design. Questo è il taglio del nastro, sì, di un'apertura dello showroom dell'Idea SRL. Big Mat Idea SRL. Stavamo andando perché veniva Squinzi, invece poi non è venuto. No. Ha mandato un telegramma. Restiamo nel soveratese. Chiara Valle, Scopelliti firma per la Casa della Salute, un altro intervento per avere un sistema sanitario valido, e speriamo veramente sia così. Le prime azioni del commissario, cardinale, si parte da una variazione per il bilancio di previsione. Ma guarda che atteggiamento da commissario, visto? Per le prossime elezioni si parla della primavera prossima, questo il commissario. Un plauso per l'atleta Omar Leuci e la Fondazione Caporale e l'associazione Imprinting che lo fanno per il record del mondo di apnea, mentre a Gasperina si ospita la seconda edizione di Artisti del Mediterraneo. E questo era Calabria Now. Calabria Ora. Passiamo subito al quotidiano della Calabria. E qui vediamo che si torna sulla querela dell'ospedale. L'ospedale è a rischio. Il segretario Bombardiero scrive ai sindaci: dietro la querela dei reparti ci sarebbe il progetto di smantellare il nosocomio. Questo è quello che dice il segretario. Poi coprifuoco e crisi dopo l'estate. A metà settembre. Io quasi sì. E ora leggiamo. A metà settembre, sono in crisi. A metà settembre gli stabilimenti balneari hanno già chiuso i battenti. Un tempo questo mese era prediletto dai benestanti per le vacanze di relax. Evidentemente sono cambiati un po' le abitudini. C'è da dire, in questo caso sono chiamato in causa, c'è da dire che il tempo non sta aiutando per tenere aperti. Con siamo ancora aperti. Torna Miss Under 50 giovedì a Villa Ersilia, forse non sbagliato. No, a Villa Elisa fanno a farsi le analisi prima. Le analisi, poi vanno a Villa. Quindi presumo sia a Villa Ersilia. Chiaramente sbagliato questo titolo. Con il duo Arena, Franco allora, e Venera. Scherziamo sui titoli. Come le fanno a fare le 50 a Villa Elisa è un po' difficile. Si comunque fanno i raggi prima e poi vanno a Villa Elisa. Il duo Franco e Veneranda Arena tornano con Miss Under 50. Poi due brevi notizie, Soverato al record di apnea anche i vigili del fuoco, mentre a Davoli plauso per la riconferma di Talarico. Anche a Davoli fanno questi plausi. Ah sì, ma plausiamo qui fino a Natale, sai quanto plausi. E poi torniamo sulla manifestazione confermata della Villa Ersilia, era impossibile. Allora, se i corali cantano per Maria, al via i festeggiamenti per la Madonna dell'Addolorata a Soverato Superiore. Benissimo, anche noi andiamo a Villa Ersilia. A Davoli, canale? Canale Fondaco. Parla il sindaco. Corasaniti replica alle accuse lanciate in merito dal consigliere Femì. Il finanziamento per la messa in sicurezza non è stato perso e si pensa ad un intervento risolutivo. Ah, e questa è notiziona. Montepone, l'ex Cascione in vacanza in città. Riconosciuto dai fan. Allora, attenzione. Attenzione, eh. Chiaravalle, via libera alla Casa della Salute. Anche qui si torna su Chiaravalle. Montepone, la festa dei bimbi in piazza organizzata dalla Ludoteca. Diciamo che questa è una pagina interamente di Gianni Romano. Tanti pellegrini in cammino per la Madonna delle Grazie, si torna a Torre di Ruggero, ma è già finita da un po' la festa. E a Montepone, ecco, questa è una notizia, Birillo. È scomparso Birillo, il cane ecologico. No, ma cosa faceva? Scherzi. È stato Birillo. Battuto dalla palla. No. Chiudiamo anche con il quotidiano della Calabria. E qui c'è tutta una serie di amici. Ci sono una serie di amici. Belli. Con me ci torna Soverato, articolo di Cesare Barone. Qualcuno è bella. Piero è bella. Qualcuno è bella, senza fare nomi, qualcuno è veramente. Piero è bello. Commercio, in estate la crisi ha colpito in maniera concreta solo la telefonia. Indenni le gioiellerie, abbigliamento ed accessori, la pelletteria, la fotografia e gli articoli. Avete telefonato di meno quest'estate. Qui vediamo una serie di commercianti di Soverato. Soverato, cartoline, tradizione che oramai è andata in soffitta. Questo è un articolo di Antonella Rubino. Non si mandano più le cartoline. E qui c'è una serie di fotografie corali di tutta la provincia, protagonisti di un successo. E qui c'è un amico che noi conosciamo bene che sta presentando sul palco il fiorello de Noarte. Il fiorello de Noarte.
Va bene, quindi basta con i giornali oggi. Oggi abbiamo, Pitelli è arrivato, buongiorno, in telefona, per cui noi lo salutiamo. Entriamo nel vivo adesso. Con il professore, allora. Soverato 1521, il dolore e la fede. Questa sera le scatolette di fuochi di quello che ti avevamo visto. Lo dobbiamo dire, tempo permettendo, però. Lo dobbiamo noi dire. Facciamo tutti gli scongiuri leciti e illeciti, con la speranza che invece sia tempo ottimo e la gente risponda come siamo abituati, perché la nostra piccolissima tradizione. Presentazione di quest'opera. L'opera mette in scena la storia, ma soprattutto le tradizioni, le leggende e l'invenzione teatrale, che è sempre libera, della origine della statua della Pietà. Ora, la storia è la seguente. Venne ordinata a Palermo la statua della Pietà per il convento detto della Pietà, che oggi è in Agro di Petrizia, allora era in Agro di Soverato. Dal convento, dopo il terremoto del 1783, passa a Soverato, dalla nuova Soverato, cioè dove ci troviamo ora, Soverato Superiore, ma viene dimenticata sostanzialmente finché negli anni 60 l'arciprete del tempo, Don Elia, pensò bene di prenderne coscienza, la mandò a Firenze, non so, allora ero bambino, chi possa aver pagato questa spesa? Comunque penso alla parrocchia. Secondo me la provincia, professore. Sì, banda ferro di allora. Dubito molto, banda doveva ancora nascere, credo. Allora l'abbiamo restaurata e si vede bene che c'è la parte restaurata dalla parte antica. Purtroppo la statua è stata molto lesionata. Questa è la storia vera. Fiorirono però molte leggende. Intanto l'origine stessa del blocco di marmo. Questa è una mitopoiesi comunissima. Tutte le statue belle e sacre non possono essere banali, non possono essere frutto di un affare, di un mercimonio, no? Allora vengono nobilitate o vengono trovate durante una tempesta o una nave naufragata, come nel nostro caso. Naufraga una nave, Fra Zumpano la fa riemergere e il padrone, convertitosi dalla precedente ira, regala il blocco di marmo da cui viene ricavata la Pietà. Esatto, ovviamente questa è la prima leggenda. L'altra molto più bella, ma ne faremo oggetto forse di un altro lavoro, è la lite tra Soverato e Petrizzi per la Pietà. Viene messa la statua su un carrabuoi senza conducente, anche questo è un mito comunissimo, però testimonia anche la rivalità eterna, no? Nella Valle del Beltrame, tra i due centri più importanti dell'epoca. Petrizzi effettivamente molto più importante di Soverato una volta, e Soverato, però l'abbiamo vinta noi e la statua è arrivata qui. Questi sono gli spunti, ma il teatro è fondamentalmente invenzione e si fa così. Qualcuno scrive un testo, questo testo viene interpretato da un regista, il regista mette assieme tutto ciò che costituisce lo spettacolo, che sono gli attori, la musica, la danza, la scenografia, i tempi, tutte delle cose incredibili che io più vedo fare e più mi chiedo come si possa mettere assieme tanto lavoro, però ci si riesce alla fine. E allora viene fuori teatro. Teatro che cos'è? Teatro è essenzialmente la partecipazione dello spettatore a un'azione. Il verbo greco teaomai vuol dire guardare con interesse, non guardare, non passare il tempo. Vuol dire partecipare. Allora, se noi riusciamo, e speriamo di riuscirci, ad emozionare lo spettatore non è più passivo, diventa esso stesso un attore. Esce da qui in qualche modo modificato. Il dolore e la fede. Noi celebriamo la Dolorata. La Dolorata non è un'idea negativa della religione. È la santità del dolore che però poi diventa consolazione. Diventa la Madonna che ci salva tutti, la Madonna che poi viene assunta in cielo e ci porta, speriamo, tutti quanti a godere quando sarà del frutto delle nostre fatiche. Passiamo a Antonino, invece la regia dell'opera è tua. Tu già hai detto in conferenza stampa una sinergia comunque di una serie di gruppi, di persone che si sono dedicati a quest'opera. Molto importante questo aspetto pure. Diciamo che in tutte le cose che in qualche modo io ho messo le mani, questo è stato un aspetto che ho sempre privilegiato, quello di far emergere soprattutto le energie del luogo, insomma, anche se costa tanto fatica. Io quando poi riusciamo a farla sta cosa ricordo tante cose belle, ma ricordo pure tanta fatica. La mattina, la sera, non solo mio ma di tutte le persone che purtroppo mi sono amici.
tutti mi dicono, ma io, ma chi incide, cioè, voglio dire, soltanto perché ti conosco, perché cioè, non guardiamo semplicemente l'aspetto degli attori, no, le specie, il gruppo di Bardo e l'Exedra abbiamo una bellissima collaborazione, l'ho chiamata, gliel'ho proposta, abbiamo provato da loro, loro hanno provato da me, il maestro della musica, l'ho chiamato, ha aderito all'invito, sono andato alla sala, è venuto a casa, ci siamo collocati i brani, ma poi tutta questa gente che non si vede, mio figlio, mio fratello, chi ha fatto il video, chi stamattina dovrà portare a prendere i fuochi, chi cade, diventa... Alla fine mi viene da ridere perché siamo qua per un'oretta di spettacolo, siamo forse 70-80 persone, ma non si può fare diversamente perché uno deve fare il video e uno deve mettersi alla regia audio e uno alle luci. Ho capito, ma è gente inventata, voglio dire, non è che lo fanno di mestiere. Allora ogni tanto quando mi guardano qualcuno cambia strada, dice no, stamattina... Se non abbia in mente qualche cosa, quindi... Gianni Peppino me lo dice sempre, pure qualche giorno ta cazzo una cadda. Ma lei è una cadda di Gianni Peppino a male, perché voglio dire, perché essere amici a un certo punto, poi Antonio Pittiello da questo serve fatica, servono presto in camion, presto la linea di Dio, i cavi. Cioè, ma non per niente, anche lei nelle ieri abbiamo coinvolto a darci una mano, insomma, no, io dico, è una cosa che non si può fare diversamente, né si potrebbe realizzare. Ma qualche amico nella spazzatura ce l'avete? Perché a noi una mano ci stasera, servirebbe in questo periodo. Se le cacceranno sono state molto disponibili. Ecco, un aspetto invece che tengo a sottolineare a tutti gli amici che poi ringrazieremo, che ha dato collaborazione, una cosa molto bella, che ogni tanto capita pure su Varatu Supa, io ho la borsa, non perché sono abituato a portarla questa, ma che cadincio... No, ma è una cosa importante. Adesso facciamo vedere cosa ha Pittelli nella borsa. Aspettate un attimino, che gli utenti potranno vedere cosa ha Pittelli nella borsa. Chi si sugni chiave da casa? Chiaravallate di nuovo al telefono. Chi si Ottavino? Chi si Ottavino da casa? Che gentilmente donna Leda. Ovviamente questa è una chiave a chip. Facciamo vedere la chiave a chip della casetta. Un cimelio. Questo è bellissimo. Che bello, cioè, è una serie di chiavi di allora, case altrui. Io sono proprietario, sono proprietario. Ecco, avete le chiavi, mi hanno allora, mi hanno consegnato. Se serve questa casa è a disposizione, quella casa è a disposizione, dove abbiamo messo i materiali. Avete le chiavi di tutto il paese. Bed and breakfast Pittelli oggi. Cioè, voglio dire, gli amici, i paesani, la gente, anche ad età pensata, ecco, ci potete fare qualche cosa di poi alla fine non è che salveremo il mondo, perché alla fine una ora è. Però tutto questo ti porta, e chi ti calcia la spazzatura, chi ti dice no, esce dal balcone mio, non ti preoccupare, gli amici del circo lo sanno, a disposizione. Voglio dire, questo è l'aspetto veramente positivo a livello paesano, insomma, no? Ma poi Soverato su queste cose risponde sempre. Soverato risponde sempre, visto che risponde, parliamo proprio con il presidente della Proloco. Che dici tu? Che dici tu? In chiusura, allora. Non ti dico previsioni del tempo perché tanto per Roberto. No, quelle le faccio io, non ti preoccupare. Abbiamo avuto una brutta giornata. Tranquilli, li faccio io. Sì, ci sono tutti i presupposti appunto perché sia un'altra bella serata, un'altra bella realizzazione, sia dei sogni attori, ma io dico di Soverato sempre, perché è Soverato che realizza la prima. Beh, noi voglio dire, continuiamo su questa collaborazione che è nata secondo il Berico che con Torino. L'anno scorso, come tu sai, abbiamo fatto quell'altra bellissima manifestazione sempre qui a Lucchiano, che è stato Ecce Homo. Noi diciamo con lui abbiamo raccolto anche, questo voglio dirle, un SOS voglio dire da ragazzi di Soverato, ecco, la cosa positiva è questa, da ragazzi di Soverato che ci hanno detto guardate non abbandonate questo paese, dateci una mano a tirarlo su, e quindi noi abbiamo iniziato questa, diciamo, questa opera di collaborazione. Poi voglio dire, quello che fa Tonino è veramente straordinario, perché lui diceva, Ludovico diceva, c'è chi scrive il testo, c'è chi fa la regia, benissimo, ma lui non fa solo il regista, voglio dire, lui dovrebbe fare solo la regia, ma lui fa... È quello che sceglie le musiche, lui è quello che si interessa della scenografia, lui è quello che va a sistemare il palco, lui è quello che va a sistemare, cioè fa il tutt'olio, cioè un factotum, non fa il regista, diciamo, quindi fa il factotum di tutta la situazione. Voglio dire, certe situazioni, è vero che io dico sempre realizziamo a costo zero, ma noi realizziamo a costo zero perché abbiamo gente come Tonino, riusciamo forse a realizzare a costo zero. Nel momento in cui vengono fuori queste, diciamo, queste realtà, queste belle realtà che abbiamo assoverato, anche l'altra sera, voglio dire, no? Perché c'è qui Corrado, ma quella bellissima manifestazione dei cori, voglio dire, anche quella è una realtà, voglio dire, perché non diciamo rivalutare quelle che sono le nostre risorse. Io insisto sempre su quello, scusatemi se sono ripetitivo, io insisto su rivalutare quello che noi, perché abbiamo tantissimo materiale umano, abbiamo gente che scrive come Ludovico, abbiamo gente che sa realizzare, non solo Tony ma tanti altri, voglio dire, cito la Compagnia del Grillo, cito Franco Procopio, tantissima altra gente che veramente può dare il là a Soverato. Quindi
quello che nel mio piccolo cerco di fare è proprio questo, cercare di rivalutare queste nostre realtà che abbiamo sul territorio. Grazie Peppe, grazie al Dirigo Nistico, grazie a Tronio Pittelli e Sorgensori. Roberto, dove stai andando? Me ne vado. Non te ne andare, vieni qui. No, non devi spostare la macchina. Vabbè, io me ne vado. Allora, siamo in chiusura anche perché noi ci fermiamo. La rassegna stampa si ferma qui. Che tristezza. Volevi fare le previsioni del tempo? No, le faremo dopo. Volevamo dire ai nostri utenti che torneremo, diciamo quando, con qualche sorpresina, ma per adesso ci lasciamo le qui. Promesse le non vedrete grazie. Più il presidente Corradini, grazie non vedrete tutti, più Spielberg dalle retrovie, ma ci rivedremo in altri modi. Buona giornata a tutti, ciao. Buon weekend.